arrivato al lavoro. Tazza di caffè latte. Miguel. Hi, how are you? Liz. Avete visto, è arrivata la neve anche in Texas. Fa freddissimo, ci sono meno 10, meno 11. Infatti il lago, no, ho solo fatto le immagini, si stavano congelando le mani, non avevo voglia di parlare perché faceva troppo freddo. Si è congelato in una notte. Ieri era tutto liquido, era tutto acqua, e stamattina avete visto c'erano le oche che camminavano sopra l'acqua, tutto ghiacciato. Lasciano le macchinette ovviamente di junk food e drink. Adesso vado a lavorare, però prima finisco il caffè con la mia tazza texana. Oggi sono venuto a pranzo a casa perché dopo parto, vado via per il weekend. Sto guardando fuori intanto che ci sono meno 12 gradi, un po' ghiacciato. Non è il miglior giorno per guidare 5-6 ore, visto che per la destinazione che andrò per il weekend è abbastanza lontana. Per pranzo ho l'ultima razione di lasagne che avevo fatto, sono congelato ovviamente, che avevo fatto una settimana fa. Una bella razione, adesso le scongelo, me le mangio e poi sistemo una cosa e parto. Destinazione ve lo dico dopo. Ero partito ma devo tornare indietro perché ho dimenticato la valigia con i vestiti. Fantastico, sono fantastico. Meno male che ero ancora a Plemio, non avevo fatto tanto, avevo fatto 5 miglia quando mi sono accorto. Sono le mucchine alle mie spalle. Ci sono dei posti un po' carini da farvi vedere, ma fa talmente freddo e adesso si è abbassato il vento, quindi domenica sulla strada del ritorno vi farò vedere qualche cosa in più sulla strada per questa città dove sto andando. Intanto vedete le mucche, si sono avvicinate. Andava bene fino a 10 minuti fa, sono arrivato a Vernon, è una lastra di ghiaccio praticamente, non so se si vede. Un camion si è girato, c'era stato un incidente 100 metri più avanti e qua c'è il camion, adesso c'è rimasto solo il rimorchio. Ah, stanno portando via la motrice. Ah, non si è proprio. East towards Central East Freeway. Sono uscito e ci manca 100 miglia Dallas, ma non so se si vede, sto guidando sul ghiaccio. Questo ultimo pezzo è... sono arrivato fino a Wichita Falls, che era bella la strada, poi boom. Hanno smesso di... In a quarter mile, use the left lane to take the US 82 East, US 287 South ramp. La strada è una lastra di ghiaccio. Non c'è in giro nessuno e sono arrivato. Dovevo andare praticamente, credo, là dove c'è quegli appartamenti. Verde! Aspetta che chiudo la porta. Tutto ghiacciato. Vediamo se riusciamo a girare.
è tutta una strada di ghiaccio, guardate, sembra una pista di pattinaggio, invece è la strada di questa città texana. In 600 feet turn left toward Viridian Village Drive. Turn left toward Viridian Village Drive, then your destination will be on the right. Fantastico, sono arrivato, sto aspettando il mio amico Giovanni che abita lì. Da questa parte ci sono le case, ma è fantastico! Non si sta in piedi! È un lastrone di ghiaccio! Ah, qua è un po' più ruvido. Ma si scivola! È come essere su una grande pista di pattinaggio. Sembra di tornare in Italia negli anni 80. Ah, saluta!